Studio9tv.com. Vi ho colto in flagranza di reato mentre si stava commentando questa iniziativa, è vero, dei makers creativi a cura dell'associazione Porta San Severo, associazione storica. Mm-hmm. Vediamo anche qualcuno in abito medievale e abbiamo anche la zuppa medievale, è vero, che sta un profumo meraviglioso. Ecco, vedete, abbiamo la diretta su Facebook a proposito del cibo, di una pietanza proprio medievale. Con che cosa ce lo può spiegare? Questa era la cosiddetta minestra di Frate Martino ed era una minestra molto popolare nel XIII secolo. Gli ingredienti sono funghi, fagioli, spinaci, carote, cipolla, sedano e varie spezie. Quindi una cosa a base vegetale, possiamo dirlo, sì, perché esatto, lo è, esatto. E legumi. Quindi sì, è una dieta che oggi si può fare tranquillamente, molto, perché molto, molto attuale, di moda. Esatto, molto attuale, sì. È vero, quindi vediamo le fiamme vive, quindi questo è tutto live. Esatto. E abbiamo anche la struttura costruita, sì, e pensata appositamente. Questa è una cucina da campo ricostruita da apposite fonti del periodo ed è completamente smontabile. Era una cucina molto adatta, diciamo, proprio negli spostamenti degli eserciti. Quindi nel momento in cui bisognava accamparsi bastavano 5 minuti assemblare i vari pezzi e poi una volta ripartiti si smontava, si diventa di questa dimensione qui più o meno, molto piccola, ed era facilmente trasportabile da una parte all'altra. Anche gli abiti che indossate sono, sì, fatti da voi chiaramente? Sono fatti, sì, esatto, da noi su studi di fonti dell'epoca e utilizziamo sempre comunque materiali idonei come lana, pura lana, e questa ad esempio è tinta con la cipolla, quindi tingiamo anche storicamente gli abiti e li cuciamo ovviamente a mano. E quindi questo è un abito, come dire, non militare, no, ma civile, cioè civile, tutti da ceto i giorni. Basso, sì, da ceto basso, medio basso per la quotidianità. Infatti io al momento ricostruisco uno degli addetti appunto alla cucina in un accampamento tipo, quindi una persona non ricchissima ovviamente, di ceto abbastanza modesto, e che si occupava appunto della logistica negli spostamenti dell'esercito. E qui abbiamo invece un velario, mi dicevano, sì, mi spiegavano, con velario, la tavola. Esatto, sì, una piccola tavola imbandita con alcune cose, una piccola botte appunto che veniva utilizzata negli spostamenti per portare bevande varie, e un telaio con montato un piccolo arazzo che pian piano inizierà a ricamare la ragazza, e altre cose. Ad esempio, una particolarità vi faccio vedere è questo. Abbiamo anche la salsiccia qui, sì, esatto, la riproduzione di uno dei piatti delle ceramiche custodite al Museo Civico Fiorelli. Sì, questo è di che? Questo è il XIII secolo, ceramica saracena. Saracena, ecco, sì, questo, sì, sì, quindi ottimo. Un'altra cosa qui che posso farvi vedere, una chicca, una pizza dell'epoca con decori sempre ispirati all'epoca in esame. Quindi sempre di stampo saraceno. È una ricetta francese. Francese, quindi sì, angioina. Sì, angioina, sì. Ah, vedi un po', allora cerchiamo di far vedere un po' appunto l'essere variegati anche nelle culture, quello che proponevano le varie culture che si sono susseguite qui a Lucina. Quindi anche con le verdure, vediamo. Sì, esatto, spinaci, ricotta e pasta praticamente fatta con farina e acqua e sale. Sembra una pizza. Sì, sì, una pizza rustica a tutti gli effetti. Ah, rustica. Sì. Esatto, esatto. Poi qui ci sono le verdure, esatto, e vediamo anche le carote, ma sì, perché sono queste scure? Carote, vedete così, abbiamo messo appositamente questa carota comune che utilizziamo noi oggi, è un'invenzione moderna, possiamo dire, una selezione moderna, perché questa dal 1800 in poi è stata selezionata col colore arancione, mentre le carote originali che mangiavano i nostri avi sono proprio queste. Ah, queste quindi sono le carote originali pure. Quindi le gialle e gialle, nere e viola, che in questo momento non abbiamo, che abbiamo buttato nella minestra che avete visto poco fa. Ma vedi un po'. Beh, e poi abbiamo un'altra cosa, sì, di qua abbiamo una sedia chiamata faldistorio,
ed è una sedia che viene praticamente tramandata dall'epoca romana, è rimasta quasi immutata per tutto il Medioevo fino ad arrivare all'Ottocento, e questa in particolare è una riproposizione ispirata ad un reperto vero del XII secolo, quindi scolpita con protomilionie, il cuscino fatto con un broccato storico, un cuscino ricamato secondo lo stilema e la tecnica dell'epoca, e qui abbiamo un piccolo tavolino richiudibile dipinto con pigmenti veri. Ad esempio il verde, questo verde qui, è stato ottenuto dall'ossidazione del rame, grattata la polvere via dal rame, mescolata al rosso d'uovo e aceto e spennellata. Queste sono tecniche medievali proprio, esatto, avete recuperato proprio con lo studio fatto appositamente le tecniche di allora. E quella è una tenda da campo. Sì, questa è una piccola tendina da fanteria. Da fanteria. Quindi la fanteria utilizzava queste piccole tende, giusto come un ricamo, un riparo molto elementare, dove dormivano 3-4 soldati. Bene. Quindi questa volta qui faccio vedere il nostro stand alto ricamato interamente. Quindi abbiamo i Cives Regni Sicilie, esatto. È l'associazione che sta curando, è vero, tutte queste ricostruzioni, queste rievocazioni storiche, anche dal punto di vista poi degli oggetti ricostruiti, secondo quelle oggetti quotidiani, Quindi state recuperando il nostro Medioevo, la vita quotidiana anche del tempo. Uno degli obiettivi principali, appunto, che si pone la nostra associazione è proprio quella di far vedere non solo la quotidianità del ricco, che è, diciamo, sì, affascinante, bella, sbirlucicosa e così via, ma ci preme molto far vedere anche la realtà di tutti i giorni, della gente semplice che potevamo incontrare nelle strade di Lucera e comunque nel sud Italia. E appunto è uno degli obiettivi principali della nostra associazione, è quella di fare didattica vera, di far capire veramente cos'era il Medioevo e in particolare il XII e XIII secolo nel nostro sud Italia, e sfatare vari miti purtroppo anche inculcati dalla cinematografia e quant'altro e da visioni, diciamo, erronee proprio della ricostruzione, diciamo da altri tipi di ricostruzione che non sono esatti. Poi sono i secoli, come ci ha anche illustrato il convegno fatto agli inizi di maggio, in cui Lucera era una delle città più importanti del Regno di Sicilia, considerata sia la presenza dei Saraceni, sia degli Svevi, e poi delle lotte tra Papato e Impero, che hanno visto poi vincere gli Angioini. Quindi un periodo in cui Lucera veramente era al centro della... risplendeva. Diciamo, è stato il periodo dopo quello romano in cui Lucera... diciamo brillava di luce propria, nel vero senso della parola. Sì. Grazie allora. Grazie a lei. Grazie. La saluto e vi invito a fare un giro per il nostro accampamento. È vero. Okay. Qui presso Parco i Cappuccini ci sono sia l'accampamento che abbiamo appena visto del carattere medievale, ma anche banchetti espositivi di vari makers creativi che stanno esponendo i loro oggetti creati appositamente. Bene, lì abbiamo anche degli strumenti musicali. Al momento dal Parco I Cappuccini è tutto, alla prossima, salve e buon pranzo a tutti.